Sì, io intanto ringrazio i nostri graditi interlocutori perché questa fase storica della politica non è così facile trovare persone disposte anche a contaminarsi con ambienti, esperienze e mondi diversi, quindi questo è già importante da solo. Faccio una battuta, spesso ci capita ultimamente di leggere e ascoltare Papa Francesco e per noi persone di sinistra sentirci molto piccoli, perché la battuta che si sente frequentemente ci sorpassa a sinistra ormai anche il Papa, questo forse significa che molte delle situazioni che avete narrato sono responsabilità insomma anche di chi in teoria doveva prendersi cura dei deboli, invece ha fatto tutt'altro. Io però vorrei provare a fare alcune considerazioni generali di carattere politico sistematico e poi dare alcuni flash su qual è la nostra impostazione, sia di carattere teorico sia dal punto di vista poi legato alla dinamica territoriale. Io intanto credo che sia un'operazione verità provare ad analizzare e insomma non avere paura di esporre quelle che sono un po' le cause alla base di questo esponenziale e progressivo aumento dei problemi legati alla povertà. Io penso che ci sia un quadro economico e politico di carattere nazionale e internazionale ormai da anni totalmente schiacciato su un sistema a capitalismo spinto in cui l'economia ormai è strumento di profitto e di finanza, un sistema che evidentemente nelle sue degenerazioni ha prodotto delle storture sistemiche profonde. Questo è ormai un mondo, soprattutto per fermarsi all'Europa, in cui il precariato è l'unico, come dire, futuro che oggi intere generazioni hanno di fronte agli occhi. La povertà aumenta perché quel sistema economico così formulato non fa altro che sopravvivere e creare se stesso sull'aumento delle diseguaglianze, perché questo non lo scopriamo di certo noi, il capitalismo c'è dove c'è profitto e aumento delle diseguaglianze, le diseguaglianze producono emarginazione, disagio, povertà e tutta una serie di problematiche conseguenti. È evidente che un sistema come questo poi ha delle ricadute a cascata anche sui territori che noi poveri amministratori e voi poveri operatori del settore si ritrovano ad affrontare quotidianamente, perché è evidente che quel sistema capitalistico ormai è entrato in crisi strutturale da tempo, ha prodotto una grave crisi, questa grave crisi ha prodotto una diminuzione dei trasferimenti, sono diminuiti i fondi agli enti locali, c'è stata tutta una serie di politiche legate ad una tendenza che sembra ormai irreversibile, ma che è altrettanto dannosa, che è quella insomma della privatizzazione di alcuni settori fondamentali del welfare come quello della sanità, e diciamo che l'ente locale, che fino a qualche anno fa poteva e doveva essere il luogo della democrazia più prossimo, vicino, più in grado di dare risposte ai cittadini, è diventato la lunga mano di quel sistema economico e politico che sta sostanzialmente schiacciando i più deboli sotto i propri piedi. E quindi la situazione è una situazione di grave difficoltà, perché la povertà non è più, come dire, un elemento accessorio alla nostra quotidianità, ma diventa un elemento quasi preponderante, nel senso che oggi ascoltare i genitori nelle nostre scuole in una città come Ancona, in cui comunque i livelli di benessere e di qualità della vita sono sempre stati abbastanza elevati, ascoltare i genitori dire di non avere le possibilità economiche per mandare due figli piccoli a una festa di compleanno di coetanei perché
vanno a disponibilità per fare 5 euro di regalo, significa che questo problema ormai è completamente e profondamente radicato nella nostra società e non è più una questione che riguarda il mendicante fuori dalla chiesa o il migrante che arriva dal Mediterraneo. I dati parlano chiaro, li avete citati voi, qualche settimana fa è uscito un focus sulle pensioni, per esempio, curato dal Censis, che preannuncia un futuro disastroso, lo definiscono una bomba sociale. Questa previsione ci dice che nel 2050 questo paese rischia di avere 5,7 milioni di lavoratori poveri, cioè significa persone che si lavorano ma sono comunque povere e tendenzialmente non avranno alcun tipo di assistenza pensionistica. 5,7 milioni di persone, e non è facile, è difficile prevedere che dentro queste persone molti dei miei coetanei potrebbero rientrarci tranquillamente. Questa dinamica, insomma, è visibile anche nella nostra città. Abbiamo ascoltato un'interessantissima esposizione sulla realtà falconarese della Tenda d'Abramo, ad Ancona abbiamo il Tetto per Tutti, che più o meno svolge funzioni simili. I dati usciti, insomma, sul 2017 testimoniano che l'aumento è progressivo degli ingressi delle persone accolte. Ci sono un paio di dati interessanti rispetto al report prodotto dal Tetto per Tutti. Uno su tutti è quello che comunque ci sbatte in faccia una realtà che poi non è quella che ascoltiamo magari quotidianamente dai grandi media, quando il Tetto per Tutti ci dice che un terzo delle persone accolte sono italiani. Cioè, quindi anche rispetto a questo punto di vista, a confermare che ormai la povertà è un elemento importante e radicato della società italiana. E addirittura ci dice che dal 2015 al 2017 al Tetto per Tutti gli anconetani ospitati lì dentro in un anno sono passati da 23 a 30 persone. Uno potrebbe dire 30 persone sono nulla, ma sono pur sempre 30 anconetani che non hanno neanche un tetto su cui dormire. Quindi torno a ribadire che non parliamo più del migrante o del cosiddetto povero Cristo che viene da chissà dove, ma di nostri concittadini che non hanno avuto più neanche un tetto su cui dormire. Ora è complicato provare a produrre delle riflessioni sul che fare. Io penso che innanzitutto occorra un po' di coraggio politico, e quindi innanzitutto occorrerebbe rimettere in campo, insomma, una battaglia politico-culturale che provi quantomeno a rimettere in discussione il modello economico capitalista così come sta governando l'economia e la società contemporanea. Credo che bisognerebbe tornare a parlare in maniera approfondita e con forza di alcune misure forti che provino a redistribuire una ricchezza che in questo periodo di crisi si è sempre più accumulata nelle mani di pochi, e credo che questi siano un po' due capisaldi anche per provare ad immaginare un modello di sviluppo e convivenza diversa che esca dalla logica tutta fondata sul profitto e il consumismo. Questo è un paese in cui anche solo parlare di tassa patrimoniale sembra, insomma, quasi una bestemmia o un reato. Quella che invece sarebbe una misura che addirittura è arrivata a proporre il Fondo Monetario Internazionale, che non è certo il Soviet di Pietrogrado. Quindi anche qui un po' di consenso nel provare a rimettere in discussione un sistema economico che sta veramente producendo delle storture visibili quotidianamente dovrebbe essere un tema da rimettere al centro della visione e della discussione politica, ma questo non sembra l'ordine del giorno. Ma noi crediamo che anche come soggetti politici, seppur in un ambito d'azione locale, fare questo significa anche assumersi una responsabilità di azione politica
più globale che non è più, rinviabile. E poi c'è ovviamente la, tutta la dinamica legata alle questioni locali. Come si diceva, credo sia un esercizio di verità raccontare che ad Ancona alcune cose funzionano bene, una città che comunque ha storicamente un'attenzione particolare alle politiche sociali, ha delle risorse importanti anche all'interno del proprio bilancio, quindi sicuramente la nostra intenzione nel governo della città è quello di, come dire, non stravolgere a prescindere quello che è stato fatto, ma di valorizzare quello che c'è di buono a partire dai molti tavoli di discussione e codecisione che in questa città esistono, a partire da quello sulle povertà che ha prodotto alcuni buoni risultati. Noi abbiamo un caposaldo culturale su questa tematica della povertà, ma che si allargherebbe anche ad altro, che è quello sicuramente del rifiuto di una cultura che per esempio Falconara ha provato a sfondare, che è quella insomma della repressione, della, del provare a mettere da una parte la povertà, quella cultura che ha prodotto in questo paese le famose ordinanze contro i senza casa, contro l'accattonaggio. Non a caso noi unici tra mille polemiche l'anno scorso siamo stati protagonisti di una dura critica al regolamento proposto e approvato dall'amministrazione comunale su gli animali che accompagnano chi chiede l'elemosina, perché secondo noi quel regolamento, sotto un falso intento di provare a tutelare quelli che i verdi chiamano gli amici a quattro zampe, in realtà si dimenticavano di tutelare gli amici a due zampe e due braccia, che sono gli esseri umani, che molto spesso con l'animale hanno, riescono ad avere anche un'esistenza migliore, perché quello è l'unico soggetto che gli permette anche di non essere completamente soli. Quel regolamento ha rischiato e continua a rischiare di produrre delle emarginazioni interiori, perché poi il povero sostanzialmente decide di non farsi più vedere, di non chiedere più l'elemosina e magari si rifugia ancora più nascosto dalla società. Quindi sicuramente il rifiuto di questa logica repressiva, securitaria, e che vorrebbe tanti piccoli sindaci sceriffi, e su questo credo di interpretare anche in una dinamica più politica il messaggio del Papa quando dice che il povero non può essere considerato appunto un ostacolo, ma è un elemento da valorizzare e accogliere. Quindi sicuramente questo elemento di impostazione culturale, la valorizzazione di ciò che di buono c'è, un elemento che è anche un po' una critica rispetto alla gestione che in alcuni passaggi di questa amministrazione noi abbiamo potuto sentire, verificare, sperimentare anche rispetto a soggetti a noi più vicini, è quello di, come dire, rifiutare una gestione a tratti autoritaria anche nel rapporto col privato sociale, con l'associazionismo e con le strutture di volontariato. Chi si occupa di queste cose è parimenti meritevole di considerazione e coinvolgimento, al di là poi delle scelte eventualmente di militanza politica o di esposizione su alcune battaglie. La vicenda insomma di Casa degli Altri ormai è storia in questa città, è inutile nascondersi che in quella fase ci sono state alcune palesi o meno palesi ripercussioni e piccole vendette da parte del comune nei confronti di alcuni dei soggetti che in quella battaglia ci avevano creduto, quindi anche questo credo sia un elemento di importante. La lotta alla povertà e l'impegno per ridurre le diseguaglianze e accogliere chi è più sfortunato di noi va ovviamente al di là poi dei posizionamenti più politici o di militanza politica. Abbiamo alcune idee rispetto per esempio alla sperimentazione di nuove forme di coabitazione, di
co-housing, che potrebbero anche essere legate all'introduzione di alcune esperienze di neomutualismo, che insomma anche questa è una pratica che andrebbe riscoperta. Questa è una città che ha un patrimonio immobiliare pubblico e privato in disuso importante, e dentro queste grandi strutture si potrebbero provare a costruire delle esperienze di coabitazione, neomutualismo, che provino anche insomma a mettere al centro quello che diceva Simone rispetto alla promozione umana, che non è solo dare un appartamento, ma produrre intorno a quell'appartamento e a quella coabitazione anche degli esperimenti nel mutualismo. Significa che oltre a vivere si potrebbe provare a sperimentare forme di piccolo lavoro, piccolo artigianato, anche strutture autosufficienti dal punto di vista economico del sostentamento, perché poi l'elemento decisivo è inutile offrire servizi nell'immediato se poi non c'è una progettualità, un sostegno a lungo termine, perché quel servizio diventa un tanto e poi i problemi si cronicizzano, come diceva Marco. Sicuramente c'è tutto il tema degli strumenti di sostegno al reddito e sull'inserimento lavorativo. Lunga sarebbe la discussione su quelli di carattere nazionale a partire dal reddito di cittadinanza. Sicuramente il comune può sperimentare alcune forme di sostegno diretto. Noi ormai da molti anni in questa città proviamo per esempio a proporre l'istituzione di un'agenzia di microcredito locale finanziata con risorse di bilancio, che possa provare quantomeno a dare delle risorse iniziali a chi ha intenzione di uscire da situazioni di povertà, disoccupazione e di disuguaglianza. Un'agenzia di microcredito, ma anche magari cofinanziata da regione e comune, che può provare ad aiutare questo tipo di difficoltà. C'è sicuramente un tema legato alla casa, su questo è evidente che bisognerebbe fare di più, perché fin troppo spesso sono tante le case chiuse e tanta la gente in strada, quindi a partire da questo assioma bisogna produrre tutti gli sforzi possibili per ridurre al minimo le persone costrette a vivere in strada. C'è sicuramente da prestare un'attenzione importante sul tema insomma delle nuove residenze, perché come diceva Simone, non avere una residenza significa non avere neanche la minima assistenza medico-sanitaria. Io, tra le tante cose su cui mi sono cimentato nella mia seppur breve vita, ho dato una mano anche allo sportello degli avvocati di strada, e lì ti rendi conto che non solo il fenomeno dei senza casa è molto più imponente di quello che ci si immagina, ma ci si rende conto che molte persone, per paura delle politiche securitarie di cui dicevo prima, che hanno carattere nazionale e locale, decidono scientemente di escludersi da ogni meccanismo istituzionale, non avere la residenza, e ti arrivano delle persone in condizioni anche di salute visibilmente precarie, che non hanno sostanzialmente diritto a nulla, e magari si presentano con un foglio di via notificato dalle forze dell'ordine e ti raccontano con quelle quattro parole che conoscono che sono costrette magari a vivere dentro Angelini tra l'amianto e uscire solo di notte, perché sennò rischiano l'espulsione. Quindi anche su questo tema io credo che un sindaco può e deve fare una battaglia innanzitutto politica e con tutti gli strumenti di legge che gli competono, per evitare che, come dire, un comune piuttosto che un luogo di accoglienza diventi insomma una gabbia mortale. Le ultime due cose, sicuramente c'è tutta una discussione legata, ma questo va al di là poi dei temi strettamente connessi alla povertà, che è quello insomma di provare a ridisegnare
contesto cittadino a partire da alcuni quartieri periferici che esca un po' da questa logica devastante della ghettizzazione. Purtroppo Ancona è una città che ha dei quartieri in cui il tema della povertà ed anche dell'immigrazione, del multiculturalismo sta assumendo dei caratteri problematici, perché lì insomma si è lasciato fare al cosiddetto famosissimo bravissimo mercato, in questo caso quello immobiliare, che ha deciso sulla base di una mera logica dei prezzi e dei canoni che questi quartieri dovessero diventare le risacche del disagio della povertà. Anche lì bisognerebbe provare a ridisegnare una proporzione, una città che sappia accogliere in maniera equa ed uguale tutti i suoi cittadini e non in relazione semplicemente al reddito. Infine, credo che rispetto al tema povertà e precariato occorrerebbe una maggiore attenzione del Comune in sinergia con la Regione rispetto alla problematica del centro dell'impiego anconetano, sul quale credo che lo scandalo sia sotto gli occhi di tutti, perché chiunque insomma a tempo e modo può farsi un giro in piazza Salvo d'Acquisto in una qualsiasi mattinata e trova una situazione davvero di, credo, di inciviltà, nella misura in cui c'è un centro per l'impiego ridottissimo in un luogo veramente sfigato, non mi viene un altro termine più politicamente corretto, con persone a centinaia in fila che insomma qui siamo alla beffa e all'insulto, perché oltre alla difficoltà materiale della sopravvivenza e dell'assenza del lavoro, le istituzioni insomma vanno a minare anche poi la dignità delle persone. Infine, l'ultima cosa, io credo che il Comune in generale abbia un problema di poca presenza di personale, quantomeno di sottopresenza di personale. Questa tematica sul sociale insomma si fa abbastanza sentire, perché aumentano i bisogni, il personale diminuisce, quindi anche rispetto a questo uscire un po' dalla dinamica delle politiche del rigore e d'austerità figlie della crisi, che hanno costretto i comuni non solo ad avere poche risorse ma anche a bloccare qualsiasi tipo di turnover, sarebbe un'operazione necessaria per permettere anche al comune di affrontare degnamente, con risorse umane e competenze, tutti questi bisogni legati alla povertà e al disagio che non potranno che aumentare nei prossimi anni. Io volevo fare una domanda. Mi pare assurde queste regole che un senza tetto deve andare in un ostello o un rifugio solo 10 giorni e poi via, un turnover strano, oppure se tu sei una famiglia sfrattata, madre, figlia, marito, la moglie, il figlio ha alloggio, ma il marito si deve arrangiare da un'altra parte, non si sa come. Allora io penso che bisogna trovare una soluzione, e una soluzione secondo me, l'avevo accennata anche un'altra volta a Francesco, poteva essere che il sindaco creava una specie di moneta complementare nel comune, con questo tipo di voucher, chiamiamola moneta accettata da tutti gli esercizi del comune, perlomeno tu potevi pagare queste persone del piccolo lavoro che gli davi, perché io mi ricordo che comunque sia, ho visto recentemente uno dei nostri ospiti all'ex asilo di Via Ragusa, è un ottimo ebanista, Roberto, il Dominicano, lavora in tarsia, in legno, è un maestro di fare quest'arte, però non trova tanto aiuto intorno, fa dei grossi lavori, quindi se a queste persone gli si permette una, di stazionare su una struttura più tempo di 10 giorni, che proprio mi pare una stupidaggine enorme, e poi deve riandare via, si ripresenta dopo 3 mesi, e dove vanno questi altri 3 mesi? Come i birilli in giro, i pacchi postali?
per me è una, proprio una scemenza. Allora, se trova delle strutture stabili, questa persona ci sta fino a che non si rimette in piedi con un lavoro, con un indirizzo, con una scuola che gli impara a parlare italiano, che gli impara a trovare una via, e poi può andare via. No, io penso una cosa. Faccio rispondere, che ora mi pare che Alex sia abbastanza chiara prima. La regola c'è dei 10 giorni. Per chi è all'interno di un progetto e c'ha bisogno di tempo per rimettersi in piedi, diciamo, ci sono previste altre strutture di seconda e terza accoglienza. Non so, vedi, puoi spiegare anche la regola dei 10 giorni, perché la regola dei 10 giorni è per la possibilità a più persone intanto di fermarsi 10 giorni, perché le persone 10 giorni è poco più da settimana e mezza. Perché loro possono andare in altre strutture, e da noi funziona che se una persona appunto trova lavoro, che ha bisogno di più tempo e c'è un progetto reale, questo ce lo stiamo dovuti dare come criterio per non creare figli e figliastri, perché sennò a uno che magari fa un lavoretto non regolare gli dai un prolungamento, ma dopo crei un precedente di difficile gestione. Quindi ci siamo dati il criterio del progetto, cioè, se c'è un progetto con un lavoro regolare oppure un servizio che ti aiuta in altro modo, da noi ci può, c'è gente che è stata anche 6 mesi. Ho avuto un ospite che è stato un anno, perché poi dopo è dovuto essere ricoverato in ospedale e dopo è tornato a casa. Quindi laddove c'è un progetto, ci siamo un po' accodati il criterio del progetto, perché ci sembra, altrimenti crei, ecco, delle disuguaglianze. È vero che strutture come la tendera siamo una goccia nell'oceano, cioè non è che possiamo risolvere i problemi del mondo, nel nostro piccolo diamo questo servizio, poi mettendosi in rete dai altri servizi. Quello che infatti si parlava di prima è che se questa lista, stiamo parlando di un'associazione del volontariato basata al 99,9% da volontari, che sta aperta a 365 giorni all'anno. Se questa successione fosse inserita all'interno di un contesto col centro per l'impiego, faccio un esempio, con altri soggetti che siano in grado, su quella persona che fa un progetto, che dice alla tenda, te ti occupi della tua parte, cioè lo fai dormire, io lo faccio mangiare, io lo fo lavorare, allora quella soluzione si risolve, così diventa cronica, perché non riesce a emergere. Però, come dicevo prima, il volontariato arriva a un certo punto e ci sarebbe bisogno di una promozione del volontariato e un riconoscimento soprattutto. Perché, come diceva poi Simone, nessuno da soli fa niente. Io, se ho capito qualcosa in tanti anni, è questo, che da soli non facciamo niente. Scusate. Sì. Permetto di aggiungere che sicuramente il problema è concreto, è reale, non è che stiamo parlando di una cosa che è vero che è anche molto più complesso di quello che si può definire sul limite dei 10 giorni o sul limite dei 15 giorni. Diciamo che le strutture d'accoglienza che ci sono nel territorio, con la differenziazione del peso per tutti, che è una struttura tipicamente comunale, perché il tetto per tutti ad Ancona non è una situazione, ma è portata avanti dal comune poi attraverso una cooperativa, la realtà è sono nate queste strutture d'accoglienza tra gli anni 80 e gli anni 90, quando il fenomeno era diverso. Allora la regola nasce così. Io penso, faccio un esempio leggermente lontano da noi, a Sinigaglia la permanenza era di una notte, neanche di 10 notti, proprio per dare la possibilità alle persone di avere sempre l'accoglienza e per poi poter conoscere laddove c'era l'interesse della persona per creare una progettualità. Per questo dico due cose. Uno, è evidente che ci sono delle persone che hanno comunque questo stile di vita
di girare tra le strutture. Non sono oggi la maggioranza, e questo ci pone degli interrogativi, perché oggi c'è una buona fetta di persone che sfuggono anche dalle strutture d'accoglienza. I dati del tetto per tutti non coincidono con quelli della tenda da ramo, non coincidono con quelli della Caritas. Ci sono delle persone che vivono a parte, ai margini. E in realtà la Caritas, ma non solo la Caritas, io parlo per me in questo momento, ha fatto proprio una scelta di andare a incontrare questi bisogni che cambiano. E ad esempio per noi c'è stata l'esigenza di creare una struttura di seconda accoglienza, perché da noi una persona è ospite non 10 giorni, neanche 40 come recita la legge regionale, perché la legge regionale dice che le strutture possono ospitare fino a 40 giorni, ma da noi questi 40 giorni poi diventano rivedibili su base progettuale, e ci sono persone che sono con noi da 3 anni dentro una progettualità. È chiaro che, ripeto, una voce del mare, l'associazione Santissima Annunziata, che dicevo prima come budget ha 600.000 euro all'anno, lo fa con risorse zero del pubblico, zero, quindi anche per scelta, non per solo per vezzo. Quindi questo aspetto qui significa che non tutte le risposte le possiamo dare noi come privato sociale. Secondo me proprio c'è bisogno di cambiare la prospettiva, di andare incontro alla persona e creare insieme alla persona la progettualità. Perché se facciamo i servizi saranno sempre tra 5 anni, dici, ma chi è quello scemo che ha inventato quella roba lì? Quello andava bene 5 anni fa, chi è quello? Bisogna vedere le persone e sulla base di queste, con la flessibilità che richiamavo prima. Scusa se... No, volevo semplicemente dire che mi sembra tanto che appunto dicevi che certe strutture sono state create appunto negli anni 80-90 quando i bisogni erano inferiori, e adesso invece la forbice si sta sempre più allargando e poi diventa sempre più strutturale, non è più il, penso, il vagabondo che sta lì 2 giorni, 3 giorni, poi per sera va in giro, c'è un hippies eccetera eccetera. Qui si tratta veramente di gente in situazione di indigenza, e appunto tra l'altro c'è questa convergenza tra bisogni sociali e indigenza autoctona, diciamo italiana, e straniera, e quindi anche questo è un grosso tema, perché si devono incrociare, si incrociano di fatto, e più che di diritti forse bisogna parlare proprio a partire dai bisogni, una teoria dei bisogni e di analisi dei bisogni e di fornitura di non solo servizi appunto, però di aiuto, di supporto alla ricostruzione proprio del sé, perché uno si distrugge la vita in questa modo, no? E pensavo quando tu dicevi del urbanista eccetera eccetera, c'è un problema anche incontrando e parlando con migranti, un problema di valorizzazione dei saper fare, soprattutto non solo fisici, artigianali, dicevo, che insomma poi si è vissuto molto in Africa, insomma hanno tutti una manualità, quasi tutti insomma, molto, si costruiscono la casa, si riparano tutto, si fanno gli impianti eccetera eccetera, si fanno le strade, e quindi invece quando vedo questi ragazzi che ne so che vendono libri e poi corrono dietro la gente, mi viene star male, perché poi dopo chiedi se devo fare il meccanico, se devo fare questo, su fare quest'altro, però ecco, c'è un grosso patrimonio abbandonato da decenni. A me tante volte viene in mente, certo non è facile, però possibile che non sia possibile che non sia possibile tutto, cercare di sfruttare anche il costruire delle strutture anche con l'apporto proprio di persone che invece non hanno lavoro, adesso senza fare il food for work o cose del genere, però proprio di uno scambio, di valorizzazione, persone che si sentono utili e creano qualche cosa che poi possono anche utilizzare, per esempio, no? A me sembra che possa essere anche importante in prospettiva anche questo. E poi no, l'unica cosa volevo chiedere, non capisco bene come una persona senza residenza, cioè che non ha più residenza, non possa avere, non è più soggetto di diritti a livello sanitario, cioè tra l'altro diventa un pericolo di salute pubblica. Mi sembra assurdo, come cittadino, non è sempre cittadino, persona, ci sono anche diritti di emergenza, cioè dovrebbe avere comunque diritto. L'emergenza sì,
l'emergenza è garantita, quella del pronto soccorso e del... Se sta male, si sente male. Sì, è l'emergenza. Cioè è sempre l'emergenza. L'emergenza. Dopodiché, però, se c'è un'operazione urgente, il resto no, è tutto scoperto. Proprio per questo, tra virgolette, è più tutelato dalla normativa regionale lo straniero temporaneamente presente, STP, il famoso infatti, STP, che l'italiano o il comunitario che perde la residenza e che non ha diritto all'STP. È vero che questa cosa qui, secondo me, è stata molto ridotta negli ultimi anni, perché molti comuni, tra cui quello d'Ancona, in maniera specifica, c'è una lista, concedono la residenza quella fittizia delle case popolari. La via delle case popolari, sulla scia di quello che era già un fenomeno diffuso a Bologna tanti anni fa, ancora ha questo tipo di attenzione, Falconara ad esempio no. Quindi la Caritas, in realtà del territorio, in collaborazione con il comune, attestano che una persona è già da 2 anni nel territorio, ha fatto richieste di servizi, tutto quanto, mandi la comunicazione e allora il comune lo fa questo passaggio, che poi riavvia un certo processo. Però secondo me c'è anche un altro elemento che stasera abbiamo toccato relativamente. Noi quando abbiamo parlato di povertà, abbiamo parlato di povertà sempre e quasi esclusivamente da un punto di vista materiale. La povertà materiale è sicuramente importante, ma le persone povere che noi incontriamo non sono povere solo di materiale, sono povere che quando hanno una mancanza di abilità, una mancanza di competenze. Io vedo, quando mi vengono citati gli italiani, a me non piace mai fare questa distinzione sopra italiani più stranieri, ma è crescente sicuramente l'italiano divorziato, separato, che ha vissuto con i genitori, che non si sa fare un piatto di pasta e che per mangiare deve andare al ristorante tutti i giorni. È crescente l'italiano che non si sa più cucire o non c'ha nessuno nella rete familiare che cuce una giacca o un pantalone, e queste cose qui vai a comprarle sul mercato, e se le compri devi avere una risorsa economica. Allora, ripeto, la povertà non è solo quella materiale, è la povertà di competenze e di relazioni. Laddove non ci sono queste due dinamiche, la caduta è più veloce. Effettivamente io credo che ridisegnare la mappa dei bisogni è quella che ci fa a un certo punto dedurre, no? Che queste due gocce nell'oceano che dicevano rimangono due gocce, probabilmente bisogna avere anche la forza e il coraggio, no? Di creare altri tipi di situazioni, altri tipi di rete. Di povertà relative ad Ancona ce ne sono. Io ho lavorato 43 anni in un geriatrico all'IRCA e effettivamente gli ultimi 15 anni molto spesso ho assistito a persone che non riuscivano a pagare le cure e quindi rinunciavano a curarsi. Questo degli anziani è un fenomeno diffusissimo, che le persone che hanno la pensione sociale a un certo punto non si curano, perché questa è la realtà. Quindi notate che la mortalità, questi sono dati che ho insomma in qualche modo rilevato, e io visto che da candidata che rappresento il mondo sanitario ho curato il programma appunto sulla sanità, no? Sulla sanità nei termini di quello che c'è nel territorio, e una proposta che io ho, sulla quale ho, ci tengo molto e cercherò anche di portarla avanti concretamente, perché poi bisogna essere anche molto concreti, è riprodurre un po' il modello che è stato realizzato a Senigallia, l'ambulatorio medico-sociale, che significa un po' l'ambulatorio di specialisti, di operatori di diversa tipo di specializzazione, che comunque offrono attraverso una struttura, ad esempio so che la Caritas di Senigallia ha fornito le strutture anche legali, perché ha delle competenze che normalmente un'associazione di volontariato che si impronta non ha. Quindi, e questo secondo me darebbe delle risposte molto importanti, perché
io che ho vissuto un modo sanitario, una persona con 600 euro di reddito non può spendere 200 euro per un esame, una risonanza, un esame specialistico, né tantomeno può aspettare un anno e mezzo, perché queste sono le file d'attesa. Perciò secondo me la possibilità anche di creare, di completare questa welfare con una sorta di sostegno sanitario, so che voi in carta se avete un medico, no? Che mi pare che fornisce, sì, e, però io credo che sia importante. Poi come strutturare, chiaramente mi sono posta, no? Come strutturare il volontariato, perché sicuramente il volontariato ha bisogno di appoggiarsi all'istituzione per creare continuità. E dove reperire le risorse? Io insomma, che anche ho sempre molto investito per competenza anche sulla prevenzione, per dire, perché poi una cattiva prevenzione crea poi dei danni che si percuotono sulla società. Tutto il servizio civile che viene veramente mal utilizzato, secondo me, con anche dei brevi corsi di formazione può supportare, secondo me, coordinato sempre dei servizi sociali, associazioni di volontariato, può coordinare e sostenere una sorta di miglioramento dell'assistenza e dell'educazione, del counseling, che normalmente questo non avviene. Perché per dire, nel territorio interviene la famosa ADI, ma l'ADI più che fornirti di un letto, di un supporto, di una flebo, poi in realtà purtroppo per difficoltà lascia solo il familiare a gestire il proprio caro, perché non è stato magari addestrato al counseling a come gestirlo. Quindi secondo me anche perlomeno io anche sentendo questi giorni facendo volantinaggio, anche il bisogno di fare attenzione alla salute rientra, no, nella relazione, perché tanto insomma la salute e la qualità della vita secondo me sono le cose fondamentali, no? Nella realtà insomma, di tutti i giorni. Rispetto a questa, noi abbiamo dal 2008, quando abbiamo aperto il centro, questo Giovanni Paolo II, un poliambulatorio. In realtà è stato aperto un ambulatorio odontoiatrico che è autorizzato al sistema sanitario e a fianco un piccolo studio medico. E il limite, ed è un'esperienza sicuramente diversa da quella di Senigallia, nonostante giri anche lì un certo numero di volontari medici, il limite è che facendo l'ambulatorio odontoiatrico il principio era quello di non creare, potrebbe essere quasi ridicolo quello che dico, una turbativa nel mercato, cioè tu non puoi dare a questa prestazione odontoiatrica se non a quelle persone che non hanno accesso al sistema sanitario, altrimenti non ti danno l'autorizzazione. È come l'avvocato che fa il gratuito patrocinio, oppure può seguire la persona, perché se no lo fa gratuitamente e non lo può fare, perché se no sfugge da quell'ambiente. L'avvocato della strada non può offrire il servizio a tutti, lo può servire solo, può eventualmente mandare da... Questo è il limite che c'è, ripeto, può sembrare assurdo. In realtà Senigallia ha fatto una scelta, adesso che ha riaperto questi servizi dopo alcuni anni, che è un po' sulla linea di quello che fanno alcune Caritas nel nord Italia, proprio di offrire welfare sanitario, diciamo, a costo ridotto o a costo zero, dove possibile. Questo aspetto qui sembra che sia autorizzato, potrebbe essere una linea da perseguire, non devo. Per noi sarebbe probabilmente in questo momento qui impossibile, come tutte le altre cose che facciamo, però è sicuramente una linea da perseguire, perché c'è molto più disponibilità di quella che noi pensiamo. Io faccio un esempio: il Tetto per Tutti ha aperto l'anno scorso un servizio di infermieri all'interno della struttura. Due volte alla settimana ci sono degli infermieri che vanno al Tetto per Tutti a fare questo servizio sanitario.
è un po' una ripetizione, se volete, rispetto a quello che si poteva fare da noi, si poteva fare insieme. Quindi ci sono degli infermieri che hanno dato questa disponibilità, sono stati messi a disposizione lì, ma c'è effettivamente questa disponibilità. Quindi se si raccolgono i bisogni, io sono convinto che nascono anche le disponibilità da parte dei cittadini e dei professionisti in questo caso. Con qualche rapidissima riflessione rispetto alle cose che ho sentito. Intanto precisando però subito una cosa, che sia il volontariato puro, chiamiamolo così, sia il privato sociale stanno svolgendo un ruolo che è insostituibile e sempre più importante rispetto a un'assistenza alla povertà. Io però rimango pervicacemente convinto che questo servizio è un servizio sostitutivo di soggetti altri che dovrebbero fornire servizi sociali dal pubblico. Marco diceva giustamente prima, se ho capito bene, io non mi occupo di sapere perché c'è questa situazione e lo capisco perfettamente, perché di fronte al dramma e alle dimensioni ormai del fenomeno della povertà, l'aspetto che io più apprezzo in generale, ma credo che sia proprio una condizione riconosciuta ormai, che è quella di dire noi ci occupiamo di fare le cose, perché queste persone sono lì con le loro realtà, con la loro fisicità e hanno bisogno di assistenza di tutti i tipi, sia dal volontariato e sia dal privato sociale. E tuttavia noi ci dobbiamo però occupare anche delle ragioni per cui queste cose accadono, e io devo dire che è un po' la solita storia che si ripropone con una visione di sinistra del problema della povertà e dei problemi sociali in generale. E cioè, insomma, qui ci troviamo di fronte a società che sempre più riducono le risorse destinate sia agli enti locali, taglio dei trasferimenti, si tratta di ormai credo 50 più miliardi di euro per solo per quanto riguarda gli enti locali, poi parliamo dei tagli dei trasferimenti dallo Stato alle regioni per quanto riguarda la sanità. E certo, in questo quadro ovviamente tutto quello che c'è è tutto estremamente apprezzabile. La cosa che forse però sulla quale non sono d'accordo è quando si diceva del reddito di cittadinanza. È vero che questo va in qualche modo precisato, perché il reddito di cittadinanza si presta a interpretazioni spesso anche complicate e si presta anche a fraintendimenti. Però io credo che proprio se si fa un minimo di analisi rispetto alle condizioni della società e l'evoluzione, lo diceva un po' Francesco, del capitalismo, ma direi anche del modo di produrre, qui dovremmo discutere anche dell'industria 4.0, del modo nel quale si va alla produzione di ricchezza, noi avremo bisogno sicuramente di un reddito di cittadinanza o di dignità, o di inserimento, se lo vuoi collegare a un inserimento. Io quello che vorrei discutere, non lo possiamo fare adesso qui, ma insomma è che tra un po' non ci sarà più nessuno da inserire in niente, nel senso che le industrie avranno credo 4-5 addetti dove adesso ce n'hanno 1000, e quindi non c'è da inserire in niente, e quindi dovremmo invece pensare proprio ad un reddito che non è necessariamente collegato al lavoro, e secondo me non dobbiamo avere paura di discuterne apertamente, perché la questione del reddito è centrale. Però io sono d'accordo su quello che dicevi rispetto ai bisogni che sono di vario tipo, non solo strettamente economici, ma la condizione economica d'altronde è prevista molto bene nella nostra Costituzione, è centrale rispetto anche a tutta la serie di bisogni indotti. Non c'è povertà assoluta e ricchezza di sentimenti, insomma, credo che sia tutto molto, molto collegato, molto negativamente collegato, se vogliamo. Il tema sociale secondo me ritorna con tutta la sua forza anche in questi settori nei quali
e qui me la smetto, sono maestri, no? In fondo non è un caso, quando parliamo di volontariato e di privato sociale, ma soprattutto di volontariato, che è stato sempre tipico delle culture anglosassoni, in particolare quella americana, in cui la propria condizione non è dovuta alla società che ti opprime. La tua condizione di povertà e di marginalità è dovuta al fatto che non ti sei opposto e non hai fatto quello che avresti potuto e dovuto fare. È una visione, è collegato a una colpa, tipico della cultura calvinista in generale, di quella impostazione lì. Noi per fortuna, almeno questa è la mia visione, crediamo che la stragrande responsabilità